Piacere di essere qui con te su Astrolove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Oggi giornata di lunedì, giornata collegata all'astro lunare, quindi giornata di inconscio, giornata di emozioni, giornata di sensibilità, ma una giornata particolarmente importante, come vedremo fra un po', soprattutto per i segni di fuoco. Vediamo cosa hanno a raccontarci gli astri per oggi, lunedì 10 aprile 2023. Prima di avventurarci in questa sintetica analisi delle posizioni planetarie più di rilievo di oggi e via via di seguito, segno per segno, come esse si manifestano, ti ricordo, per aiutarmi a produrre per te contenuti sempre più belli, accattivanti e interessanti, qualora ancora non avessi fatto, di iscriverti al mio canale, lasciare un like sotto questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica e, se fa piacere, anche metterci un commento qui sotto. Ora addirittura hai anche la possibilità più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti a te esclusivi, privilegiati, che ho concepito appositamente per te. Trovi sempre tutte le indicazioni in merito nel mio astroblog o in un video specifico che spiega tutto quanto appunto sull'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi generalisti, così molto sintetici, qualora volessi indagare in maniera più specifica, personalizzata, in privato, su certi aspetti che ti stanno particolarmente a cuore, dall'amore, i rapporti con i figli, i genitori, con chi ti ama, con le persone amiche, il lavoro, il business, il denaro, il trasloco, lo studio, i viaggi, ogni aspetto appunto che è di rilievo per te, puoi richiedermi un consulto personalizzato secondo le modalità sempre che trovi nel mio astroblog. O addirittura, se volessi entrare in possesso di queste chiavi interpretative in maniera personale e autonoma, puoi partecipare ai miei corsi online di astrologia on demand, personalizzati su misura per te, come orari, come giornate di frequentazione, un percorso di 12 lezioni attraverso cui appunto passo dopo passo acquisirai gradualmente queste chiavi interpretative di questa meravigliosa mantica che è appunto l'astrologia. Ma entriamo nel vivo. Giornata particolarmente importante, dicevamo, per i segni di fuoco. La presenza della Luna nel segno del Sagittario, in realtà già dal tardo pomeriggio di ieri, continua a farsi sentire marcatamente per i nati la prima e la seconda decade del segno del Sagittario stesso, così come del segno dell'Ariete e del segno del Leone. Quindi questa focosità, questo entusiasmo, questo desiderio veramente di movimento, di muoversi, quindi una giornata, perché no, dedicata anche più che mai in senso positivo alle gite, al movimento, al senso di vedere luoghi nuovi. Quindi questa Luna veramente stimola più che mai, soprattutto questi segni di fuoco, a muoversi, a spostarsi, a allargare le proprie prospettive da un punto di vista veramente fisico, logistico, in questo senso veramente del viaggio, che risulta più che mai in auge quest'oggi. Viceversa, questo umore non proprio equilibrato potrebbe farsi sentire con questa Luna un po' fastidiosa per i nati la prima e la seconda decade del segno dei Gemelli, del segno della Vergine e del segno dei Pesci, un transito appunto molto rapido, molto veloce, ma appunto per i nati la prima e la seconda decade di questi segni potrebbe risultare così un po' disequilibrante, questo senso della misura, questo senso dell'obiettività che potrebbe risultare un po' sfalsato, soprattutto appunto per la Vergine, così misurata e misurata con questa Luna un po' appunto sfalsante, quella capacità più metodica di osservare le situazioni. Sempre importante, sempre per i segni di fuoco, per i nati l'ultima decade, anche la presenza del Sole, questa Sole primaverile che nel suo evolversi nella sfera celeste fa sentire soprattutto per i nati l'ultima decade in senso positivo, assieme a Giove. E altrettanto appunto sicuramente sia per l'Ariete stesso in cui si trova, che per il Leone e per il Sagittario, sempre appunto per i nati l'ultima decade. Viceversa, appunto, per chi ha risentito di questa presenza solare un po' alterante certi equilibri, quindi per i nati la prima e anche la seconda decade del segno della bilancia, del segno del Cancro, del segno del Capricorno, questa evoluzione astrale del Sole rappresenta un senso di ritorno, un buon equilibrio, un senso di normalità, mentre sono i nati appunto l'ultima decade di questi segni a poter risentire di questa forma generale, questo tenore energetico non così equilibrato quanto si vorrebbe. Da un punto di vista mentale, evoluzione astrale anche di Mercurio, ancora quest'oggi si fa sentire in senso molto costruttivo, molto coerente per i nati la prima decade del segno del Toro, così come per i nati la prima
decade del segno della Vergine e del Capricorno. Viceversa, questi momenti di inceppamento, per così dire, di certe modalità di ragionamento, certe estrinsecazioni, di certi punti di vista, potrebbero ancora farsi sentire in senso un po' fastidioso per i nati la prima decade dello Scorpione, dell'Acquario e del Leone, ma appunto è un Mercurio anch'esso in procinto di muoversi in maniera liberatoria nei giorni che seguiranno. Anche la presenza di Venere ancora quest'oggi si fa sentire in senso positivo, con questi suoi ultimi fulgidi raggi positivi di appagamento dal punto di vista affettivo per i nati l'ultima decade del Toro, della Vergine e del Capricorno. Viceversa, chi ne ha risentito in senso un po' fastidioso, ovvero i nati l'ultima decade di Scorpione, Acquario e Leone, ancora quest'oggi potrebbero risentirne, ma nei prossimi giorni tutto andrà verso un senso di miglioramento. Ma vediamo qualche dettaglio in più, segno per segno. Iniziamo da te, grintoso Ariete, più che mai quest'oggi, con una giornata che si presta ottimamente per essere svolta anche lontano da quei luoghi abituali che fanno parte appunto della tua quotidianità. Quindi questo senso di movimento, questo senso di dinamismo, questo senso di entusiasmo verso nuove mete da visitare, da vedere, si fa sentire più che mai in maniera marcata, soprattutto se appartiene alla prima e alla seconda decade, considerata appunto questa presenza della Luna che si fa sentire veramente in maniera enfatizzante questi tuoi lati più entusiastici già di base caratteriale. Anche la presenza del Sole continua a farsi sentire nell'arco della settimana assieme a Giove per i nati l'ultima decade, quindi buon, anzi ottimo tenore energetico, grande grinta, grande carica, grande capacità di porti in maniera più che mai forte, più che mai coraggiosa, più che mai incisiva, un po' in ogni frangente. Per quanto riguarda il tuo modo di comunicare, tutto sommato riesci anche a seguire una certa discorsività anche nei momenti di scioltezza, di tempo libero, con una sorta di maggiore attenzione, maggior senso, perché no, anche di costrutto, al di là di un interesse così sporadico per certi argomenti. Per quanto riguarda la vita affettiva, buoni equilibri con questo senso di appagamento sempre per i nati l'ultima decade. Per te, costante, coerente Toro, ancora una giornata nell'insieme interessante, positiva, con un atteggiamento anche un po' diversificato rispetto al consueto per te. Tutto sommato, rispetto a quella tua prerogativa caratteriale che ti porta a gradire quel senso di pacatezza, quel senso di certezza, quel senso di abitudinarietà negli ambiti di vita personale che condivide con chi ti è vicino, potrebbe in un certo qual modo essere messo almeno temporaneamente da parte per lasciare spazio a un atteggiamento più avventuroso, più aperto verso le possibilità nuove che la giornata è in grado di portarti. Anche dal punto di vista fisico, logistico, sei in grado di apprezzare delle opportunità nuove che ti si presentano, che possono essere sì inaspettate ma anche sorprendenti in un senso positivo per te. Per quanto riguarda la vita più intima e personale, ancora quest'oggi c'è questa presenza di Venere nel tuo segno che continua a farsi sentire appunto se appartiene all'ultima decade, mentre per i nati la prima, sempre coerente, sempre molto positivo il tuo modo di porti, il tuo modo di pensare, di comunicare, che anche nei momenti più sciolti del tempo libero è come se andasse a cercare comunque una sorta di utilità, un senso di realismo nel tuo modo di porti, nel tuo modo di relazionarti, di analizzare le varie situazioni. Continuiamo con te, frizzante, intelligente, gemelli, che va incontro a una giornata dei connotati un po' delicati, se non altro per quanto riguarda il tuo umore. Infatti potresti risentire di questa presenza un po' disturbante della Luna, in grado di alterare quel senso di obiettività, quel senso della misura in un certo qual modo che normalmente può caratterizzarti. Nulla di particolarmente importante, però appunto se appartieni, ripeto, alla prima e alla seconda decade, potresti non sentirti emotivamente così in equilibrio quanto vorresti. Per quanto riguarda il tuo modo di porti, il tuo modo di comunicare, viceversa, rispetto al consueto, specie se appartieni alla prima decade, ancora quest'oggi, potresti risultare più che mai protesa, proteso, anche verso un senso
senso di costruttività, non soltanto quell'atteggiamento più astratto, più concettuale che normalmente ti caratterizza, con questa capacità veramente di giungere al punto su certe situazioni, su certi obiettivi che risultano importanti, tangibili e veramente più che mai da toccare con mano, per così dire. Anche nell'ambito di vita più intima e personale, ancora quest'oggi c'è questo momento che prelude, vedremo nei giorni successivi, a momenti molto briosi, ma quest'oggi sei ancora in grado di vivere con molta coerenza, molta stabilità e molto appagamento, il rapporto più intenso e appagante che vivi con chi ti ama. Per te, sensibile ed emotivo Cancro, una giornata dei connotati abbastanza particolari, forma generale in graduale ripresa, non soltanto per i nati la prima, ma anche per i nati la seconda decade, mentre questo sole primaverile assieme al Giove potrebbe farsi sentire ancora in un senso un po' destabilizzante, con qualche eccesso un po' fuori misura, appunto per i nati l'ultima decade. Buona coerenza nel modo di rapportarti dal punto di vista concettuale, mentale, nella tua discorsività, se appartieni alla prima decade, nei momenti di condivisione del tempo libero che ti vedono in un certo qual modo anche un punto di riferimento nell'ambito dei rapporti con le persone che ti sono vicine, con questa capacità veramente di fissare l'attenzione sulle cose importanti, su delle cose fra virgolette utili in un certo qual modo, benché appunto potresti essere un po' più rilassata, rilassato nella giornata di oggi. Ancora buon appagamento anche nell'ambito della vita più intima e personale, sempre se appartieni alla ultima decade, con questa presenza di Venere che veramente rafforza la stabilità del rapporto che stai già vivendo o la possibilità di vivere un rapporto che parte all'insegna di questo tipo di atteggiamento, e sempre buona intesa anche per quanto riguarda la vita più familiare con le persone che ti sono care, se appartieni alla prima decade con questa favorevole spinta di Marte nel tuo segno. Continuiamo con te, maestoso e carismatico Leone, che va incontro a una giornata decisamente ottima, molto grintosa, con anche una sorta di aria così astrologica che prelude ad ulteriori significativi miglioramenti. C'è innanzitutto questa presenza del Sole che assieme a Giove, se appartiene all'ultima decade, ti conferiscono veramente una ottima carica, una capacità di sentirti ben centrato e centrato in grado di ottenere qualsiasi cosa. Anche dal punto di vista emotivo si fa sentire in senso positivo questa Luna, se appartiene alla prima e alla seconda decade, enfatizzando anche, perché no, il tuo desiderio di movimento, il senso di apprezzare delle gite, dei brevi viaggi nella giornata di oggi che fai ben volentieri, che magari condividi con le persone che ti sono vicine. Soltanto dal punto di vista mentale, sempre se appartiene alla prima decade, certi tuoi atteggiamenti, certe tue modalità relazionali potrebbero risultare un po' spigolose nei confronti appunto delle persone con cui condividi la giornata. Imminente anche l'allontanamento di Venere, che ancora quest'oggi si fa sentire tuttavia in maniera un po' fastidiosa per i nati l'ultima decade, con ancora qualche possibilità di non perfetta intesa nell'ambito appunto di questi rapporti maggiormente importanti per te. Per te, metodica e razionale Vergine, ancora una giornata decisamente interessante, anche se c'è qualche energia nell'aria dal punto di vista soprattutto emotivo che potrebbe non collimare secondo le tue aspettative. Soprattutto a livello mentale riesci a trovare il maggiore equilibrio, specie se appartiene alla prima decade, con questo Mercurio che anche nei momenti di tempo libero in un certo qual modo è come se ti inducesse a cercare qualcosa di utile, qualcosa di costruttivo nell'ambito delle situazioni, dei rapporti che ti trovi a vivere. Puoi anche cogliere, soprattutto se appartiene all'ultima decade, questi ultimi raggi di Venere ancora in grado di darti questo senso di stabilità, di appagamento, di progettualità soddisfacente nell'ambito dei rapporti maggiormente importanti con chi ti vuole bene e soprattutto con chi ti ama e con l'eventuale partner. Prossimamente potrebbe subentrare, come vedremo, qualche momento così non del tutto equilibrato. Dal punto di vista dell'umore, se appartiene all'ultima decade c'è ancora un buon equilibrio, viceversa la Luna di oggi potrebbe farsi sentire in un senso un po' disequilibrante se appartiene alla prima e alla seconda decade, quindi con un senso soprattutto della misura che normalmente ti caratterizza, che potrebbe risultare un po' vacante, un po' sottotono rispetto al consueto, con certe tue valutazioni non troppo obiettive.
continuiamo con te, estetica e creativa bilancia, che va incontro a una giornata nell'insieme decisamente molto stimolante, molto piena di situazioni che non possono che farti piacere. Quindi la possibilità anche di muoverti in un senso più che mai fisico, più che mai realistico, più che mai anche di viaggio, anche per te, con questo senso veramente di curiosità, con questo senso di positivo appagamento nel raggiungimento di luoghi, nel vedere situazioni nuove che ancora non conosci, che risultano veramente molto interessanti per te. Da un punto di vista della vita più intima e personale, ancora questo senso di buon equilibrio, questo senso di coerenza in un certo qual modo, che prelude anche per te a un periodo che risulterà più che mai brioso, appunto come vedremo nei prossimi giorni. Forma generale in graduale ripresa, non soltanto per i nati la prima, ma anche per i nati la seconda decade, con questo insieme di presenze importanti del Sole e del Giove, che non si fanno più sentire appunto per i nati la prima e la seconda decade. Quindi soltanto se appartiene all'ultima potresti avere questi momenti di non perfetto centramento quanto vorresti, quindi un tenore energetico non così equilibrato, parola magica per te, quanto vorresti. Per te strategico e inconscio Scorpione, ancora una giornata nell'insieme interessante, con una capacità da parte tua tutto sommato anche di scrollarti di dosso certe perplessità, certi scetticismi, andando incontro alla giornata, alle situazioni che ti si presentano, in questo senso magari di un maggior fiducia rispetto al tuo standard abituale. Quindi la luna propizia, soprattutto se appartiene alla prima e alla seconda decada, a livello di umore potrebbe spingerti in questa direzione, appunto con questo tipo di diverso atteggiamento da parte tua. Dal punto di vista mentale, viceversa, potresti risultare più che mai ancorato su certe tue posizioni, anche in maniera eccessiva, soprattutto se appartieni alla prima decade, con questo Mercurio che è come se ti inducesse a non volerti spostare con eccessiva facilità. Buona l'intesa e buona ripresa per quanto riguarda i rapporti più intimi e personali, se appartiene alla prima e alla seconda decade, viceversa potrebbe farsi sentire ancora in maniera un po' destabilizzante fino ad oggi la presenza di Venere se appartiene alla ultima decade. Anche nei confronti di chi ti vuole bene, le persone della famiglia, le persone che ti sono care, riesci ad operarti in maniera costruttiva, in maniera positiva per questi rapporti se appartiene alla prima decade, con questa enfatizzata capacità di intesa veramente molto empatica. Continuiamo con te, ottimista e avventuroso Sagittario, che va incontro a una giornata decisamente al top, con energie in campo che riescono veramente a darti non soltanto la carica giusta, ma anche un entusiasmo con cui riesci a coinvolgere le persone che ti sono vicine. Quindi una giornata che evolve più che mai all'insegna del tempo libero e della possibilità di anche muoverti, spostarti, di fare delle brevi gite, dei brevi viaggi, che riescono a essere veramente enfatizzati da questa luna presente nel un segno che si fa sentire marcatamente, appunto se appartiene alla prima e alla seconda decade. Buon tenore energetico, buona carica, buona capacità anche di importi in un senso positivo, in un senso comunque gradevole, se appartiene all'ultima decade, con questo Sole e questo Giove che ti governano, sempre molto positivi per te. Quindi una capacità di andare incontro alla giornata veramente con una carica aggiuntiva, con un entusiasmo veramente ancora più spiccati rispetto al consueto. Per quanto riguarda la vita più intima e personale, ancora quest'oggi persiste un buon equilibrio che nei giorni che seguiranno viceversa potrebbe non essere così ottimale quanto vorresti. Anche per quanto riguarda i rapporti con le persone che ti sono care, paradossalmente potresti essere maggiormente disponibile a non guardare per forza così avanti come solitamente sei tentato di fare. Per te, pragmatico e concreto Capricorno, una giornata dai connotati un po' particolari, ma comunque nell'insieme positivi. Sei in grado di vivere con un senso anche, perché no, di spensieratezza, di entusiasmo, di scioltezza il tempo libero, con anche una disponibilità tutto sommato a distaccarti in un senso fisico da quegli ambienti abituali, da quei tuoi impegni che risultano normalmente così imprescindibili per te. Forma generale in graduale ripresa,
ripresa non soltanto per i nati la prima, ma anche per i nati la seconda decade, mentre questo Sole assieme a Giove non troppo propizi potrebbero ancora farsi sentire se appartiene all'ultima decade, quindi qualche momento in cui non sempre ti senti così centrata e centrata quanto vorresti. Anche per quanto riguarda la tua modalità di comportarti nei confronti di coloro che ti sono vicini, soprattutto chi ti è caro, le persone dell'entourage familiare, questo Marte potrebbe ancora creare qualche momento di ostacolo se appartiene alla prima decade, nonostante la presenza di Mercurio che invece, ma soprattutto per i nati la sempre prima decade, riesce a essere maggiormente in grado di farti procedere, farti esprimere in maniera coerente, in maniera costruttiva, nonostante delle situazioni che appunto risultano non del tutto chiare e intelligibili in questo tipo di rapporti. Continuiamo con te, frizzante e anticonformista Acquario, che va incontro a una giornata nell'insieme decisamente stimolante, positiva, benché possano esserci ancora alcune energie in campo a livello astrali non del tutto favorevoli. La luna propizia si fa sentire sicuramente in senso positivo se appartiene alla prima e alla seconda decade, enfatizzando quel tuo desiderio di novità, quel tuo desiderio di distaccarti non soltanto da quei canoni abituali, ma anche da quel ambiente dove normalmente vivi e svolgi le tue attività. Quindi un senso di movimento, un senso di dinamismo decisamente enfatizzato, innanzitutto da un punto di vista più emotivo. Da un punto di vista mentale, il tuo modo di esprimerti, se appartiene alla seconda e l'ultima decade, risulta un po' nella prassi, un po' per così dire normale. Viceversa, se appartiene alla prima, questo Mercurio non troppo favorevole potrebbe ancora indurti a momenti, non dico di ostinazione, ma di radicamento su certe posizioni un po' troppo marcate rispetto anche al tuo standard abituale. Buona la carica energetica se appartiene all'ultima decade con questo Sole favorevole, e ancora quest'oggi si fa sentire nell'ambito affettivo più intimo e personale questa presenza di Venere, ma in procinto appunto di liberarti della sua fastidiosa influenza. Concludiamo con te, fantasioso e profondo Pesci, che va incontro a una giornata un po' altalenante, soprattutto dal punto di vista del tuo umore. Potresti risentire infatti di questa presenza della Luna, se appartiene alla prima e alla seconda decade, in grado di farti sentire appunto non così centrato e centrata, e con una tendenza magari anche a sopravvalutare alcune cose e a sottovalutarne alcune altre. Decisamente più coerente, più costruttivo il tuo approccio da un punto di vista dialettico, mentale, sempre se appartiene alla prima decade, grazie a questo Mercurio che è come se fosse in grado dal punto di vista almeno mentale, almeno razionale, di metterti per così dire sulla retta via. Ancora quest'oggi è anche importante questa presenza di Venere, in grado di equilibrare quegli ambiti di rapporto più intimo e personale, con la possibilità appunto di ricevere e conferire appunto questo tipo di rapporti una buona stabilità, un buon appagamento, una buona coerenza di progettualità. Per quanto riguarda la tua forma generale, sempre buona se appartiene all'ultima decade, con la capacità anche di sfoderare una sorta di insolita grinta. Capacità da parte tua di ottimizzare, di venire incontro alle esigenze di chi ti è caro, se appartiene alla prima decade, con veramente una tendenza a volerti impegnare in queste direzioni con ancora più enfasi, ancora più determinazione rispetto al consueto. Direi che anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stato qui con me su Astrolove, come di consueto, per aiutarmi a produrre per te contenuti sempre più belli, interessanti, curati e accattivanti. Qualora ancora non l'avessi fatto, ti invito a iscriverti al mio canale, a mettere un like sotto questo video, ad attivare la campanella per non perderti nessuna notifica, e se ti fa piacere anche metterci un commento qui sotto. Ora addirittura hai anche la possibilità più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio
canale, avendo accesso così a tutta una serie di contenuti privilegiati, riservati a te, che ho concepito appunto appositamente e che trovi ben descritti sempre nel mio astroblog o in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi, per così dire, generalisti, molto sintetici, qualora desiderassi approfondire in maniera più personalizzata in privato certi aspetti che ti stanno particolarmente a cuore, dall'amore, rapporto con i figli, con i genitori, con chi ti ama, con gli amici, la professione, il business, i viaggi, lo studio, la casa, i traslochi, insomma ogni aspetto che ti sta a cuore, puoi richiedermi un consulto personalizzato sempre secondo le modalità che trovi descritte nel mio astroblog. O addirittura, se invece volessi entrare in possesso di queste chiavi interpretative, puoi partecipare ai miei corsi online on demand di astrologia comodamente da casa tua, un percorso appunto di 12 lezioni attraverso cui passo dopo passo in maniera graduale avrai modo di acquisire queste chiavi interpretative di questi movimenti planetari, appunto per poter autonomamente ottenere queste risposte che ricerchi. Trovi sempre appunto tutte le indicazioni in merito nel mio astroblog. Ti ringrazio ancora, ti do appuntamento come di consueto per l'oroscopo giornaliero, sempre qui sul mio canale a domani, e ti auguro che gli astri veglino sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!